La presentazione di PlayStation 5 tenuta da Mark Cerny si è appena conclusa e ci ha rivelato delle informazioni che aspettavamo da mesi, ovvero le specifiche tecniche ufficiali. Non perdiamo quindi altro tempo, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuna notifica e preparatevi a scoprire quello che sarà il futuro dei videogiochi secondo PlayStation. Dopo le molte informazioni svelate su Xbox Series X, erano in tantissimi ad aspettarsi una mossa da parte di Sony. E la compagnia nipponica non si è fatta attendere neanche un minuto. Le specifiche di PS5 si confermano però molto simili a quelle della console Microsoft, e il cuore rimane comunque un SoC AMD. Il sistema on chip ha un processore 8 core Zen 2 Custom, con una frequenza variabile che arriva fino a 3.5 GHz. Sono invece 10.28 i teraflops della GPU RDNA2, con 32 compute unit a 2.23 GHz. Parliamo della stessa tecnologia di quella di Xbox Series X, che però arriva a 12.1 teraflops e 52 compute unit a 1.823 GHz. Abbiamo poi 16 GB di memoria GDDR6, tutta con una banda da 448 GB per secondo, mentre la memoria interna anche qui è gestita da un SSD NVMe. La memoria base è però inferiore rispetto a quella di Xbox, ma più veloce. Parliamo di un disco da 825 GB e una velocità di ben 5.5 GB per secondo, che passa ad 8-9 GB per secondo con i dati compressi. Anche qui si può integrare con uno slot aggiuntivo per l'SSD, oppure attraverso il supporto ad HDD esterni tramite porte USB. Lo slot NVMe è compatibile con i dischi PC attualmente sul mercato, solo che ci vorrà un po' di tempo prima che l'attuale tecnologia raggiunga le specifiche offerte dall'SSD di PS5. Quindi ci sarà bisogno di una certificazione Sony per essere sicuri che il disco sia perfettamente compatibile. Nessuna sorpresa invece per il disco ottico che supporta i Blu-ray 4K Ultra HD. Il resto della presentazione è entrata in questioni piuttosto noiose che interessano davvero una cerchia molto ristretta di giocatori. Torneremo quindi a parlarne nei prossimi giorni, ma nel frattempo vogliamo sapere cos'è che pensate di questa presentazione di PS5. Siete soddisfatti delle informazioni fornite da Mark Cerny? Oppure vi aspettavate qualcosa di più anche sul piano tecnico? Fatecelo sapere come sempre nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ciao e grazie!